Allora ragazzi, a me sono le 5, sono venuta qua dove c'è il panorama, di fronte che c'è quel grosso cinese, naturalmente ho fatto un altro buco nell'acqua, quindi perciò io adesso ci rinuncio, che sono stanca, cioè c'ho più. È destino che io non riesco, ma sapete cosa vuol dire che non c'è niente? Ma una ghirlanda, una pigna, una castagna, una foglia di plastica secca, nel senso marrone, così, non c'è niente. Oh, ma mezza cosa, io non sono riuscita a trovare, quindi non lo so. Adesso devo andare, vado a chi passo, mi devo fermare un attimo al Bennett a prendere della pappa per la Ginny, e io penso che stasera mi consolerò con una bella vaschetta di sushi, almeno quella spero di riuscire a trovarla, e va così. Poi mi fermerò da quel cinese lì vicino a Chivasso, cioè a Chivasso, e va bene così. Che vi devo dire, io ci ho provato, è andata male, si vede che come dicevo io, quando smetterò di cercarlo la roba spunterà fuori. Cazzo suono, scusate parolaccia, solo anche perché è rossa, che cavolo ti suoni. Quindi niente, questo, sono molto affranta, stanca e abbattuta, ma perché, cioè, poi io non capisco veramente, ma mezza cosa autunnale, mezza cosa di decorazione non c'è, cioè io per adesso ho già girato 3 posti, senza contare quello che ho girato questa settimana qua che è venuta, che ho girato altri 3 supermercati, 3 negozi, supermercati e roba varia. Mazza. Perché? Cioè è autunno ragazzi, siamo a ottobre, perché? Che poi mi fa rabbia, no? Perché comunque mi è capitato di vedere tipo anche su YouTube delle ragazze che io seguo qua in Italia, e tutte sono riuscite a trovare tutte queste cose che vi ho linkato prima, io che non riesco a trovarne mezza, loro sono riuscite a trovarle, ma anche tipo negozi del fai da te, dei cinesi appunto, tanto, ho detto qua nel negozio dei cinesi ho trovato questo e quest'altro, a pochi euro, cioè. Io invece non riesco a trovare una mazza e non capisco perché. Cioè, vabbè, ci aggiorniamo. I soldi, mamma, i soldi li ha finiti, amore. Allora ragazze, ormai sono le 6:15 e mi sono fermata qua a Chivasso. Mamma, al Benì, mio amore, non è più brucia? Non brucia più? Non lo so, assaggia, amore, prendi, soffia e vedi. Allora, come vedete, Diana è di nuovo vicino a me, perché ragazzi, voi dovete sapere che, cioè lo sapete perché mi seguite, nella macchina di mia mamma, mio padre ha montato questo seggiolone, sì, ha montato questo seggiolone in mezzo, perché la sua idea da nonno, insomma, era che lì stava meglio, e così c'erano i due posti laterali liberi. E cosa ha fatto con questo seggiolone? L'ha praticamente ancorato, legato con 2 cinture, non sto scherzando, annodato proprio dietro, cioè proprio questo non si muove questo seggiolone, no? Quindi non è che posso prenderlo e spostarlo, e quando metto Diana dietro deve stare appiccicata a sua sorella, perché da una parte all'altra, perché Ginevra sta in mezzo. Cosa è successo? Si sono picchiate. Allora Ginevra voleva giocare perché lei rideva, però che gli faceva così con la mano in faccia, me l'ha graffiata tutta, questa piangeva, e si è iniziata a darsene di santa ragione, a tirarsi il capezzo. Allora Ginevra oh, ti ho messo la pappa anche nel naso. Aspetta amore. Allora ragazze, stavamo parlando in macchina, si è interrotto perché avevo la memoria piena sia della scheda, sia del telefono che della scheda, della SIM. E sì, micro SD, quel cazzo si chiama, scusate la parola. Adesso sono le 7:30, praticamente 7:35. Siamo arrivati a casa, ho scaricato la macchina, ho messo la roba a posto, ho già cambiato le bimbe, Ginevra l'ho già cambiata, Diana stava finendo di mangiare di là e si sta guardando Hercules. Io invece sono qua con Ginevra che gli sto dando la pappettina
verdura e pastina. Brava. E poi spero di riuscire in santa pace di mangiare il mio sushi, poi da mangiare i cani, mi non sono ancora arrivati. Non si sa che fine hanno fatto. Sinceramente mi fa molto, molto strano, tipo, essere di nuovo da sola con le bimbe, soprattutto con due bimbe, praticamente non sono, tra virgolette, mai stata. Ed è bello, vi devo dire la verità, questa cosa oggi tipo mi ha fatto desiderare ancora di più, ma dovrei andare via. Non per qualcosa, i miei genitori sono... grazie a Dio che esistono, grazie a Dio che mi danno una mano, grazie a Dio di tutto, grazie, 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 non finirò mai di ringraziarli, però abbiamo bisogno della nostra indipendenza, abbiamo le nostre risoluzioni, dei nostri spazi, cioè io l'ho sempre detto, ma anche che trovo tipo una casa di fronte per andare, cioè nel senso li vedrei lo stesso tutti i giorni, però so che tipo la sera sono a casa mia con il mio marito, le mie bimbe, tranquille, cioè un po' di intimità ragazze ci vuole. Soprattutto quando si è giovani, ci vuole. E niente. Brava. E alla fine sono arrivata alla conclusione di oggi che praticamente ho sprecato benzina e 2 ore così andandomene fino a Torino per andare all'Auchan, che è stato proprio una ciofeca mai più. E all'Leroy Merlin, ragazzo, sì. Stasera proprio le parolacce, scusatemi, come si chiama. E cioè alla fine ho preso 2 quadretti e 2 cuscini che comunque sì, sono carini, ma non è che è qualcosa di esclusivo che da altre parti non lo potevo trovare. E sono tornata alla fine, soprattutto anche il viaggio stupidissimo vuoto che ho fatto fino ai cinesi del panorama, lasciamo perdere. E quando poi alla fine sono andata a Chivasso, mi sono fermata al Bennett, sono entrata da Maison de Cadeau, mi sembra che si chiami, e lei sinceramente ho trovato 2-3 rametti, 2-3 cosette con cui posso sostituire i fiori che ho, i fiori fitti che ho sopra nei vasi, in un vaso alla fine, perché alla fine era, cioè, un rametto 3,90 euro, un altro rametto 3,50 euro, cioè almeno ho comprato 3 rametti, ho speso 12 euro, cose del genere, e, insomma, un po' caruccio, però ho comprato altre 2 cazzate che comunque vi farò un bellissimo video haul che vi farò vedere tutto. E poi sono entrata da CVG, mi sembra che si chiama, che è un altro negozio che adesso non ho capito bene chi è che lo gestisce, perché prima erano tutti italiani, adesso ho visto che sono metà italiani, metà cinesi, quindi non ne ho idea. Però alla fine lì sono riuscita a trovare dei mazzolini di come si chiamano? Girasoli. Sì, amore, scusa, mia mamma si sta perdendo in chiacchiera. No! Ste manacce! Dillo che tiri le mani tu. Tiri le manate sul cucchiaio per cadere tutta la pappa. Ecco appunto. E cosa vuoi? Vuoi l'acqua? E lì sono trovata, appunto, ho trovato 2 mazzolini di girasoli a... 1,99 euro l'1, mi sembra. Cosa del genere, così, a pochissimo. Però non ho trovato foglie, non ho trovato ghiande, non ho trovato una mazza. Di quel punto di vista lì non ho ancora trovato niente. Io spero che mettano qualcosa, adesso che siamo a ottobre, tirino fuori qualcosa. E però ho trovato delle tazzine da caffè super, super, super carine, pucciose. Non lo vuoi più? Grazie. Tagli il dito. Oh, finta pure mace. Salute, maialina. Però vi ho detto, vi faccio un video. Però adesso ho già portato tutto su, ragazzi. Adesso mi sono voluta proprio mettere comoda. Sono in pigiama. Mi sono tolta comodo tutto. Non so se l'ho detto, non l'ho detto. Boh, vabbè. Mi sono tolta tutta la mia chinchiaglieria. Ho lasciato solo la Fede. E ho il reggiseno sotto perché comunque non mi sembrava il caso di stare con le tette al vento davanti a voi. Oh, stasera fa caldo, io sto benissimo, quindi vuoi scendere giù per mangiare? Cioè, che finta che sei? Avete capito come è finta? Sei finta! Scusate, non sapevo cosa stavo inquadrando.
Niente, adesso vedo di concludere con Ginevra e ci vediamo. Allora, ragazzi, aspettate, non so manco come mettervi. Aspettate, non me la invento. Me la studio. Allora, le bimbe le ho sistemate. Hanno chiamato i miei che hanno detto che sono ancora tipo a Fossano, lontanissimo, arriveranno tardissimo perché poi devono andare al lavoro da papà in ditta a Pianezza, poi da Pianezza venire qua, non so chi è del Piemonte, di zona Torino, sa che comunque è distante. E niente, comunque, bando le ciance, mi sono messa a mangiare, mi sono messa qua un piattino con lo soia che non posso alzare, sennò rovescio tutto. Mi sono concessa un bicchiere di Coca-Cola e poi avevo detto che ho preso il sushi, se sentite casino è tra Ginevra e la TV, però la tengo accesa per avere un po' di compagnia, scusate, purtroppo come vi dicevo prima non sono più abituata a stare da sola. E allora ho preso una scatola così di sushi, all'interno ci sono 4 nigiri al salmone e 4 uramaki con la crema al formaggio. E allora, ne ho prese 2 uguali sinceramente, perché di solito io ne prendo, se trovo uno di questi, e ne prendo un altro con, mi sembra che sono 6 o 8 roll di questi qua, ragazzi, si chiamano. E di solito prendo quelli con la cipolla sopra, o se no prendo quelli semplici con formaggio dentro, il riso e il salmone tutto attorno, però non c'erano né con la cipolla né con quelli, quindi ho preso 2 di questi, secondo me un pochino esagerato. Quello che non riuscirò a mangiare si mangia domani, tanto è fresco, è stata fatta stasera e mangerò domani a pranzo. E boh, che altro vi posso dire? Ho visto che adesso vanno tanto di moda sti video dove la gente mangia, parla, discute di cose. Proviamo? Che dite? Proviamo? Vieni qua verso di me. Vai, lì. Vai. Qua. Più là. Lì. Spingi verso il muro. E là. Brava! Fai quella sola, che ci servi, certo che servi, ma sei una bimba grande. Sei cresciuta. Sali piano, guarda dove metti i piedi prima che ti rompi il naso. Allora ragazzole, aspettate che sono rimasta con le sciabatte di mia madre. Ricordi che sei caduta in casa. Certo, ricordatelo tu che sei caduta dalle scale. Da in cima sei caduta, ragazza, che spavento, buongiorno. Ma non si è fatta niente, cioè si è fatta male perché povera c'è cascata sul marmo, però non si è fatta, mi sembra che si era fatto un lividino, ma niente, ho pensato quando l'ho vista rozzolare giù, dico mi chiamo, si rompe, si apre, si, invece stranamente no. Comunque, io ho mangiato, sono riuscita anche, non ci arriviamo, ora ancora lì, devi crescere, lì sì che devi crescere, sì, lì devi crescere. E cacchio, stavo dicendo che sì, che ho mangiato, sono riuscita anche a girare alla fine questo benedetto video mukbang, magari come si chiama. Gina, dove stai andando? C'è un cane. Vediamo se vuole fare la nanna, va meglio. No, gioco con Sven. Il mio puzzone. Devo andare, ragazzi, piano che distruggi il letto. Devo andare a ritirarmi il piumone che l'ho portato alla lavanderia, però mi ha detto una decina di giorni, quindi secondo me verso la fine di questa settimana qua che viene. Piano che cade addosso tua sorella. Se tu ridi però lei gli fai male, questo è il gioco con i telecomandi. Adesso qua ho anche il latte di Ginevra. No, sulla mia pancia, no, che sto morendo. Niente, vi stavo dicendo che alla fine ho registrato questo video qua. E quel che vedete nel registro, no, ragazzi, non è che è stato male che è la tetta. Tu lo so che la vuoi la tetta. Che caspita vi stavo dicendo? Ginevra, no, che caschi dal letto, mamma. Gina? Gina? Guarda che si può di gioco! L'ho ribaltata indietro, ma perché casca giù? Che cosa hai visto? Cos'è che vuoi? Madre, dagli qualche giochino anche a lei, dai. Così non piange. Tieni,
Ginevra, te le da Diana. Diana, dagli qualche pupazzo, dagli qualcosa. Guarda, guarda, amore, guarda. Mamma, che cerca anche tu un pupazzo. Scusate, non so cosa ho inquadrato. Ginevra, ma dove vuoi andare, mamma? Vabbè, cerco di metterle a dormire. Concludiamo dopo. Ginevra, che fai? Vuoi fare la carta igienica per mamma? Sì, lì, anche quella lì l'hai strappata a te. Mi bastava, sai. Ecco, adesso buttalo nella vasca da bagno, così siamo a posto. Patatona. Ma vediamo quanto ci mette a farsi male. Mamma. Che c'è? Che c'è? Cosa c'è? Vero? Perché non farti male, tocca? Tenta. Occhio. Vero, mettiamo un po' sulla tenda, dai. Dove la ciambella di tua sorella? Non serve. Sì, ragazze, sì, sono sul gabinetto, sto cercando di fare la pipì. È arrivata lei e non mi sono più alzata perché volevo vedere cosa stava facendo. Questo è per farvi sapere anche a voi. Qua, ecco, appunto, questo è quello che fa con tutto il rotolo di carta. Poi io la carta mica la butto, comunque è pulita. La prendo e la metto qua. Noi la usiamo così. Abbiamo smesso di usare la carta igienica normale. Più che altro perché la sgrido. Se la sgrido inizia a buttarsi per terra, ho paura che mi sbatta la testa di quelli di là. E poi più che altro se ne va di là, da sola, che magari sono sul gabinetto, e va a cercarsi altre cose. Quindi fa ancora più danni. Quindi il fatto che mi srotoli la carta igienica è il danno minore. Quindi va bene così. Ciao Ginevra. Ciao Ginny. Mamma, un corno, mamma. Allora, ragazzi, vediamo se riesco a croccarvi. Luce! Le pupe sono ancora sveglie. Io mi volevo struccare, ma sai che qua su sono rimasta senza dischetti. C'è solo queste salviette. E qua della Garnier. Non mi fanno impazzire, mi dico la verità. Infatti io, sapete cosa faccio? Le prendo perché comunque devo finire, però uso l'acqua micellare, ce l'ho tutto dentro e metto questo mascara che è rimasto. E boh, le bimbe ancora non dormono, ma perché non è tardissimo? Che ore sono? Aspettate, vediamo se riesco a vederlo. Che ore sono? Sono le 21:17. Che si è detto prima delle 10, queste non dormono. Comunque, spero che dormentino presto, perché altro perché sono stanca mentalmente, cioè guidare oggi mi ha stancato, ripeto, mi potevo risparmiare due ore di tempo perso, di benzina consumata, però va così. Ormai mi sono messa l'anima in pace, anche se sinceramente ci stavo pensando prima. C'è ancora chi va su un negozietto che vende, ve l'avevo già detto, mi sembra che si chiamava tutto 2000, dove vende cazzate, tutto tipo un euro, 1,50 euro, poi certo anche delle cose che costano magari un po' di più. Aspettate un attimo. Ragazze? Allora? L'arbitro, ormai faccio l'arbitro. L'unico posto che mi è rimasto da guardare, ragazzi, ma c'è un brufolone qua in mezzo. Mi deve arrivare il ciclo, ragazzi. Mi deve arrivare il ciclo. Spero per lui che arrivi.
Stavo dicendo, comunque sono stanca, questa giornata alla fine è volata, non so bene quanto ho ripreso, mi dispiace che comunque tipo dentro i negozi non sono riuscita a registrare nulla, io mi dimentico sempre che devo guardare qua, comunque, ma perché c'era un mucchio di gente, e io poi comunque man mano che andavamo avanti sono stata sempre più delusa perché non riuscivo a trovare quello che volevo, e... Niente, però mi sono parlato anche con Marco, anche lui ha incasinato il lavoro. E niente. Scusatemi, mi sbadiglio. Ho già visto le mie unghiette. Adesso fra... Domani è il primo, quindi fra 6 giorni. Deve essere fra... Forse sabato, sabato prossimo. C'ho la ragazza che viene a farmi le unghie. Adesso volevo fare proprio qualcosa di autunnale, proprio colore scuro, tipo nero, marrone scuro, color cioccolato, mi invento qualcosa magari. Mamma, mangia la pizzina per te! Puoi mangiare per me? Sì! Aspetta che vieni qua che ti inquadro. Ragazzi, mo, Diana, fa vedere la magia. Mamma. Fai vedere la magia. Papà! Wow, che magia! Cioè, arriva la Ginevra. Cose. Tutte le tue cose, brava, tienti le strette perché sennò tua sorella si arrasta tutto. Quell'altro dov'è? Ragazze, voglio la pizzina. Voglio nuova la pizzina. Quello che sentite è il gioco del cane. Voglio nuova la pizzina. Fai di nuovo la magia, dai, ultima volta, fai vedere. Tata! Wow, brava! Come si fa a fare video così? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Ultima volta, poi mi fate... Non resta qualcosa. Andiamo, ultima volta. Tata! Wow! Bene. Avete visto che roba. E ti ho fatto la pizzia. Sì, poi farla dire la magia. Qualcosa è caduto. Il gioco. Il tuo sorella. Scendere giù, devi andare di là, non devi scendere giù, si va di là, no, scendi giù dal gioco, quello sì, smettila. Ma non c'è nessuno. Ma mi fai venire mal di testa a me, anche se non c'è nessuno, e ci sono io, a me dà fastidio. Vieni Gina, prima che te fai male, vuoi fare la nanna? No, non voglio. Vabbè ragazzi, io vi saluto, non so più manco cosa vi ho detto, cosa non vi ho detto. E niente, se questo video vi è piaciuto ricordate di lasciare un pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi qua sotto magari qualche suggerimento, cercate di essere un pochino più, come si dice, comunicative, esprimetevi, ditemi quello che vi piace vedere, quello che non vi piace, quello che vi piacerebbe, insomma, parlate, parlate, dite la vostra. Nel bene e nel male, insomma, non è che mi dovete sempre fare tutti i complimenti. Vero? Adesso veramente vi mando un grossissimo bacio, mia figlia mi sta spogliando e spero di rivedervi molto presto.